Sandro Mazzola, un pezzo di storia del calcio italiano, uno dei giocatori simbolo della nazionale italiana e della grande Inter. Il calcio è ripartito. In Serie A si scende in campo e si cerca un ritorno alla normalità. Per chi gioca nelle categorie inferiori, per i settori giovanili, la ripresa però sarà doppiamente complicata. Sandro Mazzola, una bandiera dell'Inter, ma soprattutto una delle icone del calcio italiano. Innanzitutto lo ringraziamo per la sua pazienza, per la sua disponibilità. Il calcio è ripartito, ma prima di parlare del calcio giocato vogliamo chiederle un ricordo di Mariolino Corso, perché è un pezzo della grande Inter, è uno di quei giocatori che ci sono entrati nel cuore, Sandro Mazzola. Beh, Mario era qualcosa di eccezionale. Quello che riusciva a fare con quel piede sinistro, io ricordo sempre le prime volte che ancora lo conoscevo, però tanto lui era già e quindi non osavo... che io partivo a sinistra e vedevo che lui guardava a destra, teneva la palla sul piede sinistro, guardava a destra e dentro di me dicevo va bene, cosa ho fatto a fare questo qui, guarda di là. Come avevo finito la frase, lui aveva lanciato la palla a sinistra che però girava e arrivava proprio, cioè andava a destra, poi girava e arrivava sul mio piede, ma precisa. Era una cosa fantastica, Mario. Era mamma mia. Veramente un campione da altri tempi che ci è rimasto nel cuore. Sì. Altri tempi, anche il tempo che stiamo vivendo adesso il calcio è ripartito a tutti i costi, abbiamo dovuto ricominciare la Serie A anche per motivi economici. Ecco, ma lei è d'accordo, cioè dovevamo proprio ripartire a tutti i costi, secondo lei, Mazzola? Ma secondo me sì, è importante ripartire, ma anche per far vedere che si è forti, che si organizza. Abbiamo da fare anche una riflessione, abbiamo detto del nostro Sondrio Calcio che milita con ottimi risultati in Serie D. Ora ci sono anche qualche problema legato chiaramente a questo stop improvviso. Per noi però è importante, per un capoluogo di provincia, avere una squadra in Serie D, ma lo è ancora di più forse. Tutto quello che è legato dietro, la scuola calcio, il settore giovanile. Ma quale può essere la ricetta per aiutare queste piccole realtà di provincia che fanno un lavoro importantissimo anche nel sociale, al di là poi del fatto della domenica, la gente allo stadio? Ma lì dovrebbero essere la Serie A, le grandi squadre, a decidere a inizio stagione, stabiliamo che tot soldi vanno a queste società e li controlliamo se fanno davvero quello che dicono che sanno fare. Questo sarebbe importante, perché lì i soldi arrivano, ci sono gli incassi, una cosa e quell'altra.